Le lezioni sono iniziate poco più di un mese fa e continuano le segnalazioni di disagi relativi al trasporto scolastico, in questo caso soprattutto economici, che sono costretti a subire i genitori dei ragazzi che dalla Toscana devono raggiungere le scuole dell'Umbria. Gli studenti della regione confinante sono infatti costretti ad avere un doppio abbonamento. Nei giorni scorsi è accaduto che i ragazzi che si recano a Città di Castello per studio sono saliti sui pullman di Umbria Mobilità e inopinatamente costoro sono stati fatti scendere in quanto l'abbonamento era valido per Autolinee Toscane. Ora c'è da ricordare che fino all'agosto di questo anno vigeva un accordo fra le due compagnie di autolinee per cui indipendentemente da quale vettore si utilizzava si compensavano poi le aziende e quindi gli abbonamenti ognuno li faceva col vettore che preferiva. Oggi non è più così e quindi i ragazzi di Anghiari dovrebbero recarsi a Salsepolcro con il vettore toscano e da Salsepolcro prendere il vettore umbro, quindi con un aggravio di costi e oltretutto con un disservizio. E quindi quello che noi si chiede, che stanno chiedendo le persone, è quello di rinnovare questo accordo.